Ciao, ciao, ciao rossoneri, io sono il vostro nerd rossonero, ok? E vengo a farmi un video bellino sul Milan. Bellino perché? Perché uno dei nostri giocatori potrebbe offendersi, avere un attacco di panico e denunciarmi. Quindi, questo video lo dedicherò a lui, al nostro giocatore con attacco di panico. Però, prima di cominciare questo video, voglio chiedervi una cosa. Like, iscrizione e campanella. Però voglio aprire una parentesi. Mi sono arrivati due messaggi, tutti e due molto strani. E dopo che sono arrivati i messaggi, hanno tolto la iscrizione al mio canale. Perché lasciano i messaggi, li cancellano, gli altri non li vedono, ma li vedo io. Così che funziona. Io potrei fare le screenshot e farli vedere chi siete, ma no. Se non volevate farvi vedere... quindi non sto io a farvelo vedere, però quello che avete detto lo dirò in questo video. Allora, il primo ha detto: carino il tuo canale, bellino il tuo canale, però tutte le volte hai scassato facendo recensione di film, recensione di serie, o parli del Milan, se no non parli. Sai, si è scritto, ma ha lasciato il messaggio e è andato via. Messaggio che poi non si trova più, che l'ha cancellato. E un'altra persona mi ha scritto: ti chiami nerd, ma di nerd non fai niente, perché parli solo di calcio. Come è possibile questa cosa? Allora, se ti vuoi chiamare nerd, parli di roba nerd, se no non ti chiamare, perché sei un youtuber come tutti gli altri che parla solo di calcio. Ha lasciato il suo commento, cancellato, è andato via. Due iscritti in meno. Allora, io ho un messaggio per se un giorno vedrete questo video: meglio perdervi che trovarvi. Meglio non avervi fra i miei iscritti che avervi nei miei iscritti. Meglio non avervi, perché allora, prima cosa, se io mi chiamo nerd rossonero, il rossonero sta per il Milan, ok? Quindi vorrebbe dire che io nel mio canale voglio parlare di una cosa che mi appassiona, che è il calcio, sì, ma della mia squadra del cuore. Quindi, dall'altra parte, se la prima parte del nome dice nerd, vuol dire che il mondo videoludico mi garba, vorrebbe dire che il mondo dei fumetti mi piace, vorrebbe dire che è il mondo delle serie, mi ci immergo sopra e ci campo, ok? Una passione non toglie l'altra, lo so che potrei fare due canali diversi, parlare uno del mondo ludovico, videoludico e l'altro del calcio. Però perché è uno stereotipo, io ho sempre detto, è uno stereotipo. Devi parlare di Milan o di qualsiasi altra squadra, punto e basta, altro no, perché se no non ci capisce. O devi fare due canali, perché magari alla gente non interessa che io carichi un video parlando della recensione del film 1917. Bimbo, non sei tenuto a guardarlo. Se ti garba la simpatia del tuo servitore qui e ti garba il suo carisma, quindi come narra il Milan, come racconta il Milan lui, bene, rimani, guarda questa cosa. Poi se c'è un video che ti interessa, una serie o un film, male non fa. Idem, se sei qui per il mio carisma, come racconto il mondo nerd, benvenuto sia. Però se mi carico un video del Milan, non sei tenuto a guardarlo. È il mio canale e lo gestisco a modo mio. Tanti canali ce ne sono che parlano solo di un tema. Monotemi, come dico io. Ti posso consigliare uno, c'è Walter Rosonero, c'è David Barba, c'è Alex Rosonero, c'è Nicolo TV, i grandi giornalisti che adesso fanno lo youtuber, Total Fret e tanti altri. Cioè capisci che ci sono tanti canali che parlano monotematicamente del Milan. Se tu vuoi quelli, vai a quelli. Ma se tu vuoi un canale diverso, un po' diverso, differente, ok? Benvenuto al mio canale. Di certo non ti mando via, ma nemmeno ti prego di restare. Quindi, se mi chiamo Nerd Rosonero è perché parlo delle due mie passioni, il mondo nerd e il Milan, ok? Mettendo in chiaro questa cosa qui, andiamo a quello che siamo venuti a fare. Ragazzi, siamo nella vigilia di una partita importante, perché facile, nemmeno sulla carta, visto che il girone di andata l'abbiamo scansata proprio a culo, perché era un pareggio, se non è che si inventavano una giocata fortunosa, noi del Milan, in casa nostra. Quindi prova immaginate, adesso andiamo di là. Quindi Brescia-Milan, e Paquetà non è stato convocato perché l'ha chiesto lui. Bosci dicono, sì, ma forse perché deve essere venduto, no, forse perché è una strategia lusca di mercato. Io ho un messaggio per te, Paquetà, e mi raccomando, non fate prendere un attacco di panico.
te, se non vuoi restare al Milan, la porta la sai com'è fatta, ok? La porta lo sai com'è fatta, prendi la porta e vai via. Giocatori con più talento di te, giocatori più forti di te, giocatori con più carisma di te hanno giocato al Milan, hanno lasciato il segno e se ne sono andati. Deve essere ricordato come il giocatore che si è fatto prendere degli attacchi di panico, ok? Io non sto a dire che magari è vero, che magari è finto o è stato tutta una finzione perché vuoi andare al Paris Saint-Germain, Liga Juventus. Però non mi convince che sia stato così coincidenci e il fatto che il tuo procuratore sia andato a Milanello prima di questa cosa. È vero che sei stato gestito male dai nostri allenatori, Gianpaolo prima, Pioli adesso, ma guardate un po' allo specchio, non è colpa solo loro, è colpa tua che non ti impegni abbastanza. Due o tre giocate da brasiliano non bastano per confermarti titolare. Anch'io vorrei vederti titolare, vuol dire che dovresti fare un qualcosa. Cioè, io non conosco ancora un allenatore che si dia le zampe sul piede, quindi dico io pacchettare il giocatore più forte centrocampo che abbiamo, ma non lo metto perché è un controsenso. Allora, lui ha, allora si può dire di tutto di Pioli, che è un limitato, che è un aziendalista, che quello che volete voi, ok? Però che non dia pari opportunità a tutti è una bugia. Almeno che tu non sia fuori del progetto, Enrico Borini, lui fa giocare tutti e ti ha dato le chance. E cosa hai fatto? Cagare. Cioè, ragazzi, siamo sinceri anche noi. Paquetà non ha dato una prestazione da Paquetà dall'inizio della stagione. Quindi, se tu non vuoi giocare al Milan perché papà Leonardo ti ha chiamato al Paris Saint-Germain, non c'è problema. Arrivederci, grazie, è stato un piacere. Quindi, Paquetà, mi dispiace perché io mi sono innamorato delle tue giocate, mi sono innamorato del tuo modo di essere brasiliano in campo, mi sono innamorato delle tua qualità ancora non espresse al massimo al Milan, e so che se andrai da qualche altra parte farai benissimo, quindi mi rode. Però se devo avere un giocatore che non ha voglia, meglio non averlo proprio. Quindi Paquetà, per me già adesso, almeno di una grossa smentita tua nel campo, sei già un ex giocatore del Milan. Questo è tutto, ragazzi, questo è il mio video sul tema di Paquetà. Oh, mi sono tolto anche un sassolino della scarpa in questo video, quindi chiedo scusa. Più tardi farò un video sulle notizie del mondo videoludico, gig che stanno distruggendo il web. Quindi fra un po' carico anche questo video. Se ti interessano le notizie sui film, le serie TV, dammi il tempo, te carico anche quello. Ricordatevi che molto probabilmente alle 6 caricherò un video importantissimo insieme a Alex, passione milanista, un tifoso milanista assurdo, ok? E soprattutto vi ricordo che sabato, quindi domani alle 14, diretta, parliamo di ciò che volete voi, tema libero, ok? Ricordatevi, diretta qui nel canale Nerd Rosso Nero. Ragazzi, forza Milan! Un abbraccio forte forte e che Zlatan ci la mandi buona.